Amici Blender Italia, adesso vi parlo del modificatore Array. Array è un modificatore importante che ci permette di creare una sequenza di oggetti da un unico oggetto creato. Ad esempio, creo una colonna, posso creare tutta una serie di colonnati, creo una tegola, posso creare tutto quanto il tetto, grazie quindi all'array posso moltiplicarlo più volte. Dunque, farò un esempio di un tempietto, creerò un piccolo tempietto con un colonnato a girare. Cancello il cubo di default, introduco un cilindro, lo sposto perché praticamente deve venire tutto il colonnato circolare. Utilizzando il cursore 3D sposto l'origine del mio oggetto sul centro della scena. Dopodiché inserisco un empty object sempre al centro della scena. Questo mi permetterà di comandare l'offset a girare del mio array. Torno sull'oggetto e introduco il modificatore array. Porto i dati a 0. Object offset, gli vado a dire che deve utilizzare l'empty come comando e gli dico praticamente devi farmi un colonnato di 10 colonne. Seleziono il mio empty object, dopodiché lo vado a girare. Ecco le mie 10 colonne. Bene, seleziono la colonna. Vado su Edit, su Face, praticamente seleziono la parte superiore della mia colonna e vado ad aumentare l'altezza. Faccio qualche modifica. Bene. Queste sono le mie colonne creato con il mio offset. Bene, adesso introduco un altro cilindro, lo ingrandisco e lo vado a modificare a mio piacimento. Con questo cilindro andrò a creare quelle che saranno poi saranno le scale. E con I introduco un'altra faccia interna, con E la estrudo, nuovamente I, un'altra volta E, e queste sono praticamente, questi saranno i miei gradini. Con set origin, centro della massa, posso avere un comando più istantaneo, dopodiché lo vado ad avvicinare le mie colonne. Un'altra volta vado a introdurre un altro cilindro, lo porto sulla parte superiore del mio colonnato, ne aumento le dimensioni, lo vado ad appoggiare nella parte superiore delle mie colonne e poi vado a cambiare la forma, magari schiacciandola. Bene, con I introduco un'altra faccia interna, con E, ne tiro su un'altra, d'accordo, ed esco. Setto origine nella massa, dopodiché praticamente vado ad introdurre ulteriormente un altro cilindro. Bene. Ne aumento le dimensioni, però lo mantengo al di fuori del mio colonnato. Dunque, seleziono la parte di base, vado a dire aggiungi un booleano, con il contagocce mi seleziono
il cilindro ultimo introdotto, dopodiché dico differenza, applico, tolgo il mio operatore e ho ottenuto un buco praticamente. Dunque, adesso che cosa facciamo? Andiamo ad introdurre una sfera, porto questa sfera sopra, la ingrandisco e ne porto metà praticamente a chiusura. Bene, vista frontale, entro in edit mode, vado a selezionare le facce che non mi servono, quindi vado a cancellare praticamente mezza sfera. Bene, adesso a questa mezza sfera andrò a dare un modificatore, ad aggiungere un modificatore solidify che mi permette di creare uno spessore, dato che la cancellazione delle facce hanno portato ad avere praticamente un'unica faccia. Io devo creare uno spessore. Infatti, se andiamo ad alzare la nostra cupola, praticamente adesso possiamo notare che aumentando abbiamo lo spessore. Vedete? Applico, riporto la mia cupola sopra e questa praticamente è il nostro tempietto. Grazie, alla prossima.